La procura non ha rintracciato nessun elemento che possa sostenere l'accusa di sfruttamento del lavoro nell'ambito della Tech Sprint, la stamperia a gestione cinese da mesi al centro delle proteste, dei sit-in e delle manifestazioni di Sicobas. Le indagini non hanno fatto emergere nessuna irregolarità tale da poter ipotizzare lo sfruttamento degli operai pakistani che in seguito alla rivolta e a scontri con toni via via sempre più alti sono stati licenziati. L'inchiesta, affidata al sostituto Lorenzo Gestri, specializzato nelle tematiche relative al lavoro e allo sfruttamento in particolare, è partita nei mesi scorsi per iniziativa della stessa procura e nel tempo ha incamerato alcune denunce che però non hanno fornito basi su cui poggiare l'ipotesi di reato. Un'ipotesi di reato che richiede requisiti precisi per essere sostenuta, primo su tutti la condizione di necessità del lavoratore costretto ad accettare qualsiasi condizione pur di avere un contratto e una busta paga che garantiscano, per esempio, il permesso di soggiorno. Il fascicolo è stato chiuso, ma sarà il tribunale a dire l'ultima parola, a dire cioè se le accuse possono essere archiviate o se si dovranno fare ulteriori accertamenti. Lo slogan che contraddistingue la battaglia di Sicobas è 8x5, 8 ore di lavoro per 5 giorni a settimana, come prevede il contratto nazionale di lavoro, che ribadisce continuamente il sindacato, non è mai stato applicato agli ormai ex dipendenti pakistani. Accusa respinta con forza dalla proprietà della Tech Sprint, che ora dunque incassa la soddisfazione di vedere l'inchiesta avviata verso il tramonto.